insegna il ferro e la fiamma, armeria. Io ero dei custodi del buio, come Abby. Lei non era di nessuno. Non ancora. Noi siamo i tizi. Sei nell'episodio in cui presento le gilde una dopo l'altra, quindi preparati. Fase 1. Sono nei tizi cattivi, ci vuoi entrare anche tu? Sì, perché no? Non sembrate così tanto cattivi. Va bene, poi vedremo. Entrate e c'è Crawling the Linkin Park che suona in qualcosa, non si capisce cosa, tipo un grammofono. Ok. Ok. Fai un tiro in socialità per vedere se mi è piaciuta la canzone. Tiro io. Cosa? 5. Ma che... stai calmo? Allora, quello che vedi entrando è un'infinita serie di ganci a cui sono appese alle pareti vari tipi di armi: spade, spadoni, mazze, asce, armature. No. Scudi, lance, alabarde. Sì. C'è un tridente. C'è anche un tridente, sì. Mi piace. E c'è da un lato c'è questa roba, dall'altro lato vedi 50% di sconto e ci sono tutte le armi fatte male, arrugginite, eccetera, e alcune sporche di sangue, ad esempio c'è l'armatura del coglione, c'è proprio il cartellino che dice armatura del coglione, 300 fiorini, no, 500 fiorini. Madonna, fanculo, è un'armatura di piastre sporca di sangue che è stata battuta con qualcosa che sembra un martello gigante. Io ne ho solo 491, non posso prenderla. Sì. Tu verrai un'armatura di scaglie di drago di fuoco, che è meglio! Ah, ok, tanto. Mi dimentico sempre quanto valgono le cose. Infatti, lui adesso indossa un'enorme armatura fatta di scaglie di drago di fuoco, rossa, con tanto di corna sulle spalle. Quanto tamarro devi. Sì. Che tra l'altro è uguale a quella che indossava Jack. Ok. È uscito chiaramente da Monster Hunter. Sì. Ah, giusto, Jack è vivo. Ma questo è spoiler. Lui è un metaplayer di merda. Chi c'è? Jack il mietitore, quello che ha fatto, quello che ha fatto sempre 8 danni più 4 per il pugno tutto il tempo, li ha sbattuti tutti a terra uno dopo l'altro. Va bene. Qual è la cosa più costosa che c'è qua, a parte l'armatura del coglione? Ah, c'è un'armatura di piastre, sempre, che costa 600 fiorine, ovviamente, che invece sta nella parte della roba buona, roba fresca. Questa armatura in particolare ha degli intarsi lungo i bordi e sembra fatta da mani esperte. Che bello descrivere le armature, perfetto. Chiamo il fabbro, gli dico... Dietro al balcone, ad osservarvi mentre guardate in giro, c'è questo nano dalla barba bionda con un'enorme cicatrice sul lato sinistro del volto, proprio come te. Ah, non tutti possono superare la prova, sono cose che succedono. Allora, guardate, basta? O siete qui per comprare? Ha una katana, per caso. Spade sottili, molto veloci, non sono molto grandi. Un attimo, spade sottili, leggere, molto veloci, ho questa, sono facili da maneggiare. Un attimo, ho questa roba qua, ti mostra una spada corta, leggermente ricurva, lunga più o meno così, manico a una mano sola. Una specie di sciaboletto. Una sorta di sciaboletta, sì. Ok. Interessante, interessante. E quanto me lo farebbe questa sciabolina? Sono 150 fiorini. Ah, è un bel po'. O corone, se ne avete, non fa differenza. Non ha già so quali delle due ho, però penso di avere i fiorini. Hai i fiorini, sì. Decisamente i fiorini. Mi tocca comprarla, quindi va bene. Aspetta, possiamo contattare per uno sconto, mi sa. Con i tiri che facciamo oggi è già tanto che non ci manda fuori a calci in culo. Tra l'altro, Kirsi tira fuori una lama da uno dei suoi mille poderi, che è uguale a quella. È una lama elfica. Signore, lui stava cercando un'arma di tipo un po' più pregiato. Kirsi è il personale di Emo, vero? Sì. Ok. Un po' più pregiato, che non è... è un po' più grande, ma è comunque considerata un'arma a una mano. Ha presente lama curva? Oh, quella roba di una... Ah, sì, ok. Credevo la spada delle Landi a est.
se proprio vuoi comprarla. Tira fuori una katana. Ah, ok. E quella col fodero nero. E questa invece... Sono 100 fiorini se vuoi rischiare, me li hanno venduti gli Hobgoblin. Ah, quindi non sa quant'è, com'è la qualità di questa spada? Ok, è una spada buona. Sembra, una spada che... sembra abbastanza buona. Ok. Possiamo testarla? D'accordo, non vedo perché no. Ha qualcosa su cui testare. Appoggia la katana sul balcone e tira fuori una balestra e la carica. Ok, potete testarla sull'armatura del coglione, però vi tengo sotto tiro nel caso cercaste di fare qualcosa di stupido. Posso testarla su di lui? Non è un non mio problema. Non penso che si farà male. No. Tipo, un'armatura in cui... No, quanto tiro con questa katana? 2 di 10 più 1, giusto? O no, hai più del 90? No, 10 e basta. Okay. Posso provarla io, se no? Nel caso, è un'arma, cavoli, almeno lasciatemi dire. Ah no, sì, tiri 2 di 10 più 1 per colpire. Per colpire, sì, è vero. 2 di 10 più 1. E 2 di 8 per il danno, perché su manualità. Sì. No, sto pensando che utilizzare anche puntare per colpirlo. No, vuoi veramente... Tanto ha doppia parata. In effetti. No, veramente vuoi colpire a me con questa roba? No, dai, colpiamo quell'armatura lì. Sì, dai. Proviamo a testarla sull'armatura okay. del coglione. Non so che dadi tirare, tanto oggi con la fortuna di oggi cade e mi ammazzo probabilmente. È 1 e 4. Non è ok, colpisci senza 4. Problemi. Ok. Perché l'armatura del coglione senza nessuno sotto ha 5 di armatura. Grazie a Dio, 5. È letteralmente l'armatura che ti dà più 5, quindi è 5 di armatura. E della spada non si è spezzata né nulla? No, colpisci perfettamente come solevi fare con la tua vecchia spada. C'è giusto una piccola differenza. Questa è un po' più lunga rispetto alla tua vecchia spada. Ma giusto okay. centimetri. Posso provarla? Non mi abituerò. Scusate, voglio provare le armi. Mi dispiace. Grazie. Okay. Tranquilla. 10. Questa era di agilità. Tu hai colpo perfetto per caso? No, ho spezzare. Ok, vabbè. Perché potevo romperla? No, no con colpo perfetto però facevi tanto male. Ok. Chop! è un'ottima accetta da mano se la usi così. Accetta da mano. Perché... Il nano fa tipo... Non è così che è morto, però. Allora. Va bene, la vorrei comprare allora. Come si chiama questa spada? Ha un nome? Spada curva? Ah, sì, come spada curva. No, non ne ho idea. Ok. Sono 100 fiorini comunque. Ah, giusto sì. Perché nessun altro me la compra, quella roba degli Hobgoblin. Ok. Io vorrei vedere... Tirami un D20. Tenga. No. Io? O lui? Tu. Uno! Sei. Ok. Io vorrei un tridente. Ah giusto, anche tu l'hai usato. Ah no, vabbè, ma tanto... Cosa? Non so. No, niente, niente. Io vorrei un tridente, se ce li avete. Avete presente? Quei cosi tipo forchette, però molto grandi. Oh sì, qualcuno me l'ha ordinato un po' di tempo fa, ma è morto prima di pagarla. Ah, ok. Posso vederlo? È lì appeso al muro. Com'è? Come lo vedo? È un tridente, come te lo immagini. Non capisco che cacchio aveste in mente. 3 punte riducono la forza da impatto, anziché... Non serve a niente a meno che non affronti gente senza armature. Serve per infilzare e tenere incastrato. Immagino che per i gladiatori abbia senso. Posso provare anche quello? Se vuoi. Vada. In fine dei conti, perché vogliamo andare avanti con la trama? Sì. Proviamo tutte le armi. Giusto per curiosità, quale tridente vuoi? Quello che si può lanciare o un'arma in generale a due mani esattamente come la tua alabarda? Dipende, per lanciarlo cosa avrei bisogno? Non sarebbe più un tridente, sarebbe una lancia. Esatto. Ok, ma la posso recuperare di solito? Se cammini, sì. Se non sei paralitico, ti compare di nuovo la guardia di prima. C'è un tridente per caso con la catena così faccio prima? Madonna. No. Va bene, un tridente da lancio, voglio provarlo. Ok. Guarda che non siamo in Flashcape, non puoi craftarti le tue armi. Ok, è esattamente come una lancia, 20 metri di distanza di tiro, di 8 i danni su forza.
di 8 di danni, di 10 per colpire. Sì, però su percezione, a distanza.